Sindaco, un momento molto sentito dalla comunità leporanese, un forte sentimento religioso. Tutta la comunità leporanese si stringe intorno al suo patrono. L'amministrazione comunale partecipa a questa manifestazione ad indicare un legame forte che c'è tra i soggetti istituzionali e la popolazione che, ripeto, vive fortemente il sentimento religioso. Beh, io sono qui dal 63 e dal 63 che sono legato a Sant'Emidio come tutti i leporanesi. Noi, per noi leporanesi è il massimo, è il top, cioè non ci sono parole per descrivere questo momento di vicinanza al nostro santo patrono. È qualcosa di stupendo, di bellissimo. Immagino una forte emozione che lei ha vissuto dagli anni 60, sin da giovane, sin da ragazzo, e che ovviamente ora ha una maggiore valenza come primo cittadino. Beh, senz'altro c'è più responsabilità perché rappresento la comunità, però quel forte senso, quel forte avvicinamento al santo l'ho sentito sin da bambino e poi chiaramente sino all'età maggiore chiaramente. Ero piccolissimo, avevo 5 anni, quindi noi siamo stati sempre legati ed è fortissimo. È un sentimento indescrivibile, quindi non si può tramutare in parole assolutamente. È qualcosa che viene dall'anima. Percepiamo la sua emozione, ma anche un messaggio di speranza. Tante difficoltà al giorno d'oggi, però la gente, la comunità è fiduciosa e si stringe appunto accanto a Sant'Emidio. Beh, l'aria è positiva, basta dirle che ci sono 5 attività nuove che sono sorte sul territorio e noi abbiamo un santo che è fortissimo, Sant'Emidio è un santo veramente che ci protegge ed è qualcosa di fortissimo. Dei festeggiamenti per il santo patrono, certamente religiosi, ma anche proprio festeggiamenti, come dire, popolari, festeggiamenti per dare un momento così di divertimento, di svago alla cittadinanza, come è d'altronde caratteristica di tutte le feste patronali. Beh, chiaramente bisogna scindere l'aspetto prettamente religioso da quello civile e da quello poi legato alla popolazione che chiaramente in questa occasione vive non solo sul piano religioso ma anche sotto l'altro aspetto il festeggiamento del Santo Patrono.